Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro TonoKid che vi parla e oggi siamo tornati con Call of Duty Black Ops 6, pronti per tornare in realtà alla nostra base operativa, perché abbiamo distrutto tutti gli scud che c'erano in giro per la mappa, abbiamo fatto tutte le missioni secondarie, quindi direi di proseguire tornando alla base, perché ci aveva richiamato il buon generale. Quindi continuiamo la missione, o meglio, finiamo, credo, la missione stagione di caccia e vediamo un po' cosa c'è da fare. Nel frattempo qua possiamo rimpinguare, no? Munizioni che carichiamo dopo. Gladney, allora, posto? A posto? Sì, sì, abbiamo fatto. Abbiamo finito. Ora che li avete sistemati, se volete attaccare il palazzo, lo dirò ai miei. Attacchiamo ora con le risorse attuali, d'accordo? Beh, sì, siamo a posto. Darò sì. Il segnale. Abbiamo fatto tutte le missioni. Ovviamente, signori, io sparisco. Pronti? Pronti per l'assalto? Guarda lì, cazzo, tutti cattivi con i caccia anche. Faremo dentro e fuori dal palazzo alla velocità della luce. Appena avrete fatto, lo cancelleremo dalla mappa. Ricevuto, Jackal 1. Non pensiamo di fermarci per il tè. Tanto sarebbe terribile. Il bersaglio è un bunker. Probabile che l'ingresso sia all'estremità opposta della struttura. Allora noi vi diamo supporto. Poi Talon 1 dovrà portarci via tutti interi. Sarebbe meglio. Andiamoci dentro. Ci siamo quasi. Cos'era quel rumore di gente che viene sparata? Occhi aperti, gente. Sanno che stiamo arrivando. Porca. Merda. Ma così, cazzo. Ma porca di quella. Ecco che arrivano. Attenzione sul tetto. Cioè, anche me. Ah, proprio così iniziamo. I pericoli imminenti. A capire che cazzo sono i pericoli imminenti. Ma porca di quella vacca. L'elicottero distrugge tutto qua. E poi dopo non distrugge un cazzo di niente. Qua intanto non spariamo che. Ho capito te. Ah, ok. Non era quello. Qualcuno con lanciarazzi, mi sa. Ciao, caro. Cazzo, l'ha mancato quello. Pezzo di merda quanto corre. È andato adesso. Poco di copertura, mi muovo. Madonna, un momento, ammazzo uno dei nostri. Ancora con lanciarazzi. Do anch'io al centro. Fuck. Non l'ho preso. Faccio schifo. Cazzo, che mi spara? Ah, è quello. Pistolina di cazzo. Come? Scusa, poi ripeto che non ho capito. Ah certo, andiamo noi per primi, pensate a questi. Entrata in arrivo.
controllo lato destro. Merda. Da. Sono stronzo. Dai, recupera sta cazzo di energia. Che cazzo. Scusa, ti do il colpo di grazia così smetti di soffrire. Ce ne sono alcuni che sparano mini ciccio, gli altri che sparano, cazzo ne so, colpi di cannone. Da tanto fanno male. Andiamo. Oh, caro. Libero. Porca. Vai con questo, dai. Pronti? Attenzione, attacco in prossimità. Vai. Boom. Libero. Avanti. Che cazzo? Merda. Sono bloccato. Ma porca di quella puttana, ma a saperlo non andavo avanti. Ma Cristo, sono pure puzzoni maledetti. Ma non aveva... Ah. Ma non sono già quelli, no, che lanciano le puzzose, no? In che senso bomba sganciata? Perché lì qualcuno l'ha mollata prima, eh. Oh, oh, oh. Boom. Con calma però, perché se... Tanto metti un bel mortaio... C'è da tirarlo, lo tiriamo. Ok, indietreggiamo su. Oh, oh, oh! Ah, ma allora è fatta apposta sta cosa. Oh, ma mi date una mano. Là. Che cazzo? Pezzo di merda. Libero anche dalla puzza? Dove? Qua? Pronti? Ah, come entriamo belli cazzuti cattivi. Nemici all'interno. Carico. E vedere anche le armi che ci sono giù, perché? Pronti? Cazzo, guarda. Si vede che scendiamo solo in tre. Ah, ok, no, perché... Sta là il sergente, caporale, capitano, che cazzo è? Santo cielo. È la Madonna. Saddam ha ammassato milioni qua sotto. Cazzo. Ah. Il successo d'oro varrà una fortuna. Darebbe via tutto per un'atomica. Manca poco. Bello comunque, eh. Cesso d'oro. Vuoi che non ci siano dei soldi così a caso? Ma ce ne sono degli altri, no? Attimo un secondo che ci fanno comodo i soldi. Per quanti ne abbiamo... Libero. Quanto ne abbiamo raccolti? Una marea. Che cazzo è successo qui? Nel deserto. Una cappa di biosicurezza deve essere la dimostrazione che diceva Lawi. E quel contenitore laggiù? Controlliamo. Sì, arrivo, eh. Controllo quel contenitore, ma controllo tutto perché... Si sa mai. Un bel giretto. C'è niente? Posto? Posto. Siamo sicuri di aprire? Merda.
Cosa abbiamo? La culla. Pantheon ha una cazzo di arma biologica. E l'hanno messa in mano a Saddam. Sono un campione, stando a quello che vedo qui. Cos'hai trovato? Un dischetto e degli appunti in russo. Capo progetto Matvey Gusiev. Sembra che tu lo conosca. Ho sentito il nome. Era uno scienziato del programma di guerra biologica sovietico Biopreparat. L'anno scorso è fuggito dalla Russia. Poi è svanito. Gusiev ha dato un'arma biologica a Pantheon. No. Qui risulta che la culla arriva da un'altra parte. Una struttura di ricerca che conosco. Americana. Negli Stati Uniti, figurati. Okay, l'orario di visita è passato. Ci serve il vostro aiuto quassù. Minchia. Muoviamoci. Tutto quel che volevi? Non esattamente. Solo quello che serviva. Liberiamo una zona per l'estrazione. Sul tetto del palazzo. Minchia. Altri di Pantheon. Oh caro. Vado. Sei? Passiamo alla fune. Diesel 2-1 in volo, attento bersaglio. Ma che cazzo. Oh. Granata in arrivo. Oh, lo slalom. Trai, porca puttana, non l'avevo visto questo. Il tetto è sicuro. Arrivano elicotteri di Pantheon. Di Pantheon. Elicottero nemico da est. Nemici sul terreno. Verso di voi. Ricevuto. Spariamo tutto quello che abbiamo. Qui c'è anche una scorta di armi. Serve supporto aereo. Facciamo questo. Veloce. Attenzione, attacco in attività. Poi pigliamo l'elicottero anche. Ma sono fermi adesso questi. Allora non so se... Boom! Là! Bel mortaio. Ma porca di quella puttana. E trova subito un riparo. Ma un lanciarazzi che va dal basso verso l'alto. Contro cosa potrebbe... Spiaccicarsi, scusami per... Cioè, parliamone. E farmi così male. No, cazzo, gli elicotteri devo prendere. No! Ho sbagliato direzione. Facciamo andare... Piloti, allora. Ok. Ce la facciamo a fare un mortaio senza... rimanerci. Adesso facciamo così. Oh. Forza, restiamo uniti. Ah, come non è disponibile? Ma porca. No, non si può. Mortaio, ce l'abbiamo un altro pro di mortaio. Non ce l'abbiamo, scherzavo. Porca! Quello è pazzo. I quattro, quindi niente, non... Ma porca. Dove vai te? Arrivano i iracheni e altri di Pantheon. Giacca l'uno, quintano l'uno. Siamo a mezzo di... Merda.
come elicotteri. Merda. Non si caricano. Questo no. No, no. Cazzo, la granata. Porca di quella puttana. Stiamo scendendo dei ripari del cazzo. Merda. Non so se a sto punto mi conviene. Oh. Preso. Cazzo, ma non è morto quello? Perché non è esploso quello? Andato. Culo. Arrivo. Ho preso le munizioni, vabbè. Sorpresa. Dono 1, spazio aereo libero. Venite pure. Porca puttana. Dobbiamo salire o? Via, 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 ritirata. Distruggono tutto? Vale, bomba. Mamma mia. Non vedevi l'ora di dirlo, ammettilo. È stato bello rivederti. Ah, incredibile, Adler. Per una volta siamo d'accordo. Attenzione. Pantheon è in possesso di un'arma biologica. Sulle carte trovate in quel bunker c'era il nome di Matvey Gusev, un esperto di armamenti sovietico. Crediamo sia ancora in Iraq. Chissà dove. Adler resterà nelle retrovie per rintracciarlo. Mentre Felix esaminerà il dischetto che abbiamo trovato, noi invece indagheremo sull'origine della culla. Per Adler, potrebbe venire da una struttura di ricerca sul territorio americano. Uno scienziato sovietico e un'arma americana. In cosa ci stiamo cacciando? Hai chiesto ad Arrow riguardo a quella struttura di ricerca? Non risponde. Indagava su Livingston. Le sarà successo qualcosa? Sarebbe colpa mia. È così quando il mondo dipende da te. Conosciamo i rischi. Sì, però non è proprio come lo immaginavo. Perché non riguarda solo te. Verresti in America con me e Case? Lo prenderò in considerazione. Felix è ancora in cucina? Non lamentarti. Abbiamo mangiato bene mentre voi eravate nel deserto. Deve decifrare il dischetto che ha trovato Adler. Ci serve il contenuto. Ehi, chef. Craccato il dischetto? Porta pazienza. La crittografia è come cucinare il pesce palla. Se hai fretta, rischi di perdere tutto. Ok. Non vorrà darci del pesce palla. La fai qua di buono, eh? Minestrone? È vero, l'ho detto. Quello cos'è? Vabbè. Allora, noi dobbiamo ancora trovare il famoso... C'è una chiave. La famosa combinazione per la cassaforte.
ahimè, non troveremo mai probabilmente. Ma bello anche qua il giardino, cioè oddio bello. Sarebbe da ristrutturare però. Carino, caruccio. Questo che l'avevamo già visto. E non so se c'è modo di trovare... Ciao cara. Serve nulla prima di andare. No, ma stai comoda, era solo per... Così. 10 lunghissime miglia lungo la montagna, dalla città più vicina. Una cosa molto rustica. Un posto deprimente. Odio stare con le mani in mano e non mi andava di restare bloccata qui con Woods. Per la storia dell'Iraq, per favore. Fatica sprecata. A Marshall piace fare il macho, ma io avrei potuto dare una mano. Ma siete tornati interi? Oh, non è giusto. Devo pensare al profitto, Case. Sgominare le fazioni criminali di Avalon costa. Non fraintendere. È uno scopo nobile. Ma non è la mia battaglia. Non sono americana. Io non ho un'idea distorta di patriottismo come il nostro Marshall. In effetti. Vabbè, era giusto per fare due chiacchiere. Devo fare i complimenti a chi mi ha incastrato per il fiasco di Panama dello scorso anno. Attenzione. Le prove a mio carico sono saltate fuori proprio quando ho iniziato a indagare su Pantheon. Qualcuno voleva togliermi di mezzo. Beh, missione compiuta. Per ora. Ce ne sono altre di queste registrazioni, perché magari dove dici del codice della cassaforte, no? No, chiedo, nel senso. L'altro la cucina non l'avevamo ancora vista, o sbaglio? Quindi se c'è qualcosa magari lo troviamo anche. Se ci aprono nuovi orizzonti per... vedi sono qua. Sono alcuni mesi che mi sono dato alla macchia e fatico a trovare delle piste da seguire. Però ho avuto una soffiata anonima da Avalon. Sembra che Pantheon sia in combutta con una fazione criminale del posto. E potrebbe mettersi in contatto con altre. Ho pagato una mia vecchia conoscenza per scavare un po' più a fondo. Lei stessa ha conti in sospeso, ma io confido che non mi deluderà. Ok. Allora. Andiamo a dare un'occhiata. A parte che andiamo sempre in giro con la luce UV, che se vediamo qualcosa di strano... Devi nostra... credere in chi è sempre stato al tuo fianco. A lottare per te. Adler era tra questi. Quando dopo Panama sono saltati fuori quei documenti, quei bonifici diretti per Adler da Raul Menendez, quello stronzo spacciatore. Io non ho abboccato. Che se voi parlate? Adler? Che vende i suoi fratelli per soldi? Da quando in qua? La roba che indossa non costa poco. Senti, lo so che è uno che ogni tanto dà di matto. Figurati. Ma è dalla nostra parte. È che gli piace fare le cose a modo suo. Io non so più come devo comportarmi. Sta andando benone. Gestisce tutto, prendi decisioni. Vorrei tanto essere là fuori a spaccare culi con voi. Odio stare su questo affare. Beh, aspetta, anche tu sei essenziale. Sedia o non sedia. Capisco che tu non sia più quello di un tempo, però è la tua forza. Magari prima eri Capitan America e adesso sei tipo il professor X. Chi? Ma levati dalle palle. Dai, ci stava come paragone, come metafora. Vabbè, comunque signori, andiamo a spendere un po' di soldi. Abbiamo 3240, insomma. Direi che la training room la allestiamo. Ah, proprio lì sul porticato, sul terrazzino? O proprio in giardino? Ah, proprio in giardino. Ah, beh, roba seria. Ovviamente fa tutto Marshall e noi lo guardiamo. Woods serve a quello, adesso.
che possa fare molto, però. Anche la Gear Station, che poi è in cucina. Anche se c'era cosa che stava cucinando, però. Ok, controlliamo l'area d'addestramento e anche il banco. Sì, direi di sì. Andiamo da qua. Allora. Esplosione di vitalità, la tua salute totale aumenta del 15%. Ah, e possiamo ovviamente acquistare dei potenziamenti che non sono male. Ma ad esempio questo io lo farei. Ah, c'è pure il 25%, ma la salute aumentiamola, ok. Poi riduce il barcolamento da dolore, inizia a rigenerarsi più in fretta quando subisci da... Questo lo voglio, assolutamente. Mentre quando ricarico l'utico, per esempio, ricarico durante lo scatto tattico, quando subisci danni da colpo d'arma, la fuoco ottiene un piccolo bonus temporaneo alla velocità di movimento. Gli elite lasciano a terra 25% di denaro in più. Ma perché gli elite lasciano giù denaro? Non lo sapevo. Non sei in punto di morte, ricevi un bonus temporaneo per salute e velocità, questo non è male. Facciamo anche questo, allora. Poi banco attrezzato, le corazze totali mettono a 2 e la capienza di riserva a 4. Questo anche non è male per le corazze. Ce n'è solo uno. Aumento del 30%, controllo di infliggere il 50% di danni in più di danni esplosivi. Nemici colpiti da destabilizzatore rimangono storiti il 50%. Non abbiamo neanche usati. Unità aggiuntiva di ogni equipaggiamento consumabile. Non è male. Prestini corazze salute dopo aver eseguito abbattimento contro gli elite. Temprato. Basta equipaggiare 2 piastre corazzate per avere la protezione di 3. Raccogli automaticamente le piastre corazzate vicine. Beh, anche questo se non ci accorgiamo. Prestini le piastre corazzate usando una mano sola. Granate di cui ritardi il lancio non ti esplodono più in mano. Vabbè, questo non è stato un problema fino adesso, quindi direi che va bene. Vediamo, un caricatore extra, modalità mirino, aumenta del 15% danni infetti ai nemici corazzati, potrebbe essere utile. Lunghezza focale del mirino telescopico, oscillazione, penetrazione, munizioni dalle armi trovate per terra. Queste le sbloccheremo con i soldi, le sbloccheremo. Ma guarda, ti dirò, munizioni, ogni tanto andiamo in difficoltà, quindi ok. Poi ti dirò, di questi nemici corazzati mettiamo anche solo un 15% per ora. E a livello di attrezzature... potremmo fare... Facciamo se no un bel danni delle esplosioni, barcollamento al dolore. Ma questo per il denaro non sarebbe male. Facciamo così, dai. Siamo avidi, signori, avidi. Va bene, abbiamo speso un po' tutto. Bravo comunque che ha allestito. Qua possiamo fare addestramento, immagino di sì. Cioè, o è solo visivo, non possiamo addestrarci, no? E niente. Vabbè, no, era giusto per fare un po' di allenamento, tutto qua. Ok, andiamo a consultare allora la bacheca. Andiamo alla prossima missione. Comunque, signori, qua c'è un enigma, eh. Cioè, le cose che vediamo qua sarebbero da capire, ma ovviamente non le capirò mai. Andrò a cercare su internet, signori, perché da quello che ho capito ci sono diversi enigmi... in questa torre, da risolvere, oltre al codice della cassaforte, però. Va bene, no, il banco d'attrezzatura va bene così. Io pensavo però che potessimo buildare le armi un po' come avevamo voglia noi. Questa cosa un po'... Se posso dire una pecca di questo... di questa base operativa, è proprio quello, il fatto che... E qua ce l'avamo già scesi? Oddio, no. Erano 5 anni che Daniel Livingston mi voleva fuori.
operazioni. Buco. Operatori più creativi e agili, come dice lui. Se non è stato lui a incastrarmi, ha creduto a quella merda fumante finita sulla sua scrivania senza batteggio. Può darmi la caccia finché vuole, ma non si sognerebbe mai di cercare dentro un ex rifugio del KGB. Neanche se lo conoscesse. Vedi, Daniel? Anch'io so essere creativo. Ok, Adler che parla da solo. 7.10.90, non capisco cosa serva questo generatore, visto che qui c'è già corrente. 2.11.90, nell'altra stanza ho trovato un biglietto accartocciato che ho tradotto meglio che ho potuto. Questo affare è un mistero, ho provato ad accendere la fiamma pilota con la linea del combustibile aperta, ma niente da fare, non capisco perché il boiler ha una perdita, per questo la fiamma non si accende. È meglio riempirlo d'acqua dopo aver stabilizzato la fiamma. Ok, fiamma pilota. Attenzione. Abbiamo fatto qualcosa di giusto? No, scherzavo. Cazzo, l'avevo. Ok. Ah. Fatto? Cazzo, prima era verde però. Non so quello che sto facendo, Così va. No. Aspetta un attimo, chiudi qua. Solo a metà. Ok. Le faccio così. Esplode. Vabbè, signori, non lo so. Cioè, si accende quando questo è sulla metà. Faccio così, però esplode. No, ancora così va. Così salta. No. Vabbè, signori, capirò. Forse. Questa caldaia alimenti una parte nascosta della casa che ancora non abbiamo trovato. Se vuoi indagare, ho messo una luce ultravioletta di sopra. Una luce ultravioletta ce l'abbiamo. Perché volevo capire un po' come funzionava, ma... Vabbè, signori, leggerò qualcosa, giusto per capire come funge. Tra l'altro... Ah, questa dice che mi va ad aprire? Può essere, eh? Vabbè, comunque, parte questo, non so, easter egg, non lo so. C'è da capire l'ordine con cui fare le cose, onestamente, perché...
Faccio così è troppo. Esatto. Però il discorso è che se faccio così non va perché c'è l'acqua accesa. Se questo lo spengo e quello a metà va, ok, però cioè, capito, faccio così, tac, ma con questo a zero, se accendo questo salta. No, ok, così non salta. Faccio così, salta e non va più. Ok. Chiudi, accendi. Ok, e faccio così e va. Non che devo rifare questo. Ma in realtà no, non me lo fa rischiacciare. Però così funziona, non... cioè no, cambiato niente. Il problema è che qua non posso rifare niente. Così, così però va o no? Vabbè, dobbiamo lasciarlo così, lasciamolo così, non lo so. Nel frattempo qua c'è qualcosa, qua si poteva andare, no? No. Questa musica? Vabbè, vedremo. Comunque, andiamo in missione, va che è meglio che qua, perdiamo tempo. Bacchica, bacchechina, dove dobbiamo andare? Missione successiva è emergenza. Lo zio Sam stava preparando qualcosa di speciale in Kentucky prima che il segreto venisse svelato. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Sfide, rispondi a ogni telefonata in emergenza. Oddio. Andiamo, signori. Emergenza. Adler ritiene che Pantheon abbia ottenuto l'accesso a una struttura di ricerca militare. Advanced Technologies and Applications. Sembra roba grossa. È nel Kentucky orientale. L'edificio all'insegna Cosper Solutions, ma è una facciata. Sotto nasconde ben altro. È un posto molto sperduto. Solo colline e foreste. Parcheggiamo a qualche miglio e procediamo a piedi. Una volta dentro, il bersaglio è l'ala biotecnologica. Adler pensa che la culla arrivi da lì. Ci servono risposte su come funziona. Hai detto che Adler ha lavorato là, vero? Per poco. 10 anni fa ha menzionato degli strani programmi segreti che usavano dei soggetti umani. Un giorno la struttura è stata chiusa e messa in quarantena per rischio biologico. La culla? Sembra proprio di sì. Sev, come sta andando lì da te? Sto ancora cercando un ingresso. Le porte a nord sono sigillate. Voi? Io e Case siamo al cancello sud, ingresso di servizio. Qualcuno è passato di qua di recente e ha usato il montacarichi. Catena spezzata. Andiamo. Maschere. Sono fuoriuscite di gas pericoloso? Tocca a te. Figurati. Ok, che si spezza anche questa, infatti. Merda. Che schifo. Ma davvero abbiamo... Limita al massimo l'esposizione. Qualunque cosa ci sia nell'aria non sappiamo quanto la struttura c'è. No, mi impazzisco se tipo diventa horror perché inaliamo ste robe. Iniziamo a avere visioni. Ma sono io che vado troppo nel fumo? Merda.
Oh, sì. Posso? Scusatemi, eh. Chi l'ha ficcato qua, tra l'altro? Lo sapevo io che questo c'aveva le visioni. Scusatemi, nel... Merda. No, no, mi cago addosso io. Siete ma... Signorina, salve, lei la lascio. No, anche lei la lascio. Queste non possiamo prenderle. Ma... La signorina non stava guardando di qua o sì? Ok. Si può? I passi sono nostri? No, no, ma perché deve diventare tipo Silent Hill? Cioè... Ma porca di quella puttana. Ma è un gioco di guerra stavo giocando, non un horror. Mannaggia voi. Ok. Io nel dubbio vado sempre ad esplorare... qualcosa, qualche soldo, cosa di utile. Attenzione personale e visitatori, si è verificato un incidente con dei materiali pericolosi. Non è un'esercitazione. Ok, vediamo cose strane. Ma lui è andato di là, noi andiamo di qua. È il più classico dei film horror. Si è verificato un incidente con dei materiali pericolosi. No, niente. Facciamo sempre un giro esplorativo perché si sa mai. Proviamo qualcosa di interessante, di utile. Oppure un cazzo di niente, come è molto probabile che sia. Cosa? Ok, noi siamo arrivati da qua. Allora andiamo qua, anche se credo che bisogna salire. Ok. Qua c'è qualcosa? Due spicci? No? Va bene. Arrivo, eh. Ok. Pronti? Ala biotecnologica interdetta. Chiedere l'autorizzazione alla sicurezza. Vaffanculo. Ma perché gli ho tirato una smartellata? Ma siamo finiti in modalità zombie. Oh, chiamata d'emergenza, aspetta. È per te. Pronto? È passato di tempo, vero Case 1? Ma che Case 1? Ti ricordo che gran parte della struttura è inaccessibile ai pazienti. Spero tu capisca. Bentornato, Case. Ma che ca... Alla biotecnologica interdetta, accesso di sicurezza 4. Per l'ingresso sono richiesti 4 tesserini del direttore. Oh, merda. Usava per esplorare la struttura e trovare i 4 tesserini dei direttori richiesti per accedere all'ascensore della biotecnologica. Ma porca di quella vacca. Ok, quindi davanti a noi c'è il coso. Dobbiamo andare di qua. Quello blu, quello rosso. Ma è bloccato questo. Ma porca di quella troia. Ma posso aprire da qua, no? Posso fare niente? Come cazzo faccio io ad andare di là? Scusatemi, da sopra? No.
Ma ne vado di qua allora? Tornano i ricordi? Ah, io cioè, ho questa sensazione, perché adesso i puntini si stanno... di non rivedere più questo posto. Si stanno unendo i puntini. Non è che Case effettivamente era uno dei due pazienti che sentivamo ecco nelle registrazioni. Scale. Eh sì. Ecco le scale, decido io quando andare... Le scale, forse è meglio andare sulle scale. Ok, posso dire che questo posto l'hanno fatto troppo bene, è un po' creepy. Faccio sempre un giro per vedere se c'è qualcosa di strano, utile. Vedi? Spicci. Spicci da qualche parte, ci sono sempre. Ok, saliamo. Alla ricerca belliche avanzate. Ok. Non temere, la culla non può più farci del male. Siamo speciali. Come siamo speciali? Speciali dal nostro primo contatto con la culla. Eh sì, signori. 10 anni fa. Infatti c'era già stato un momento in cui Case sentiva le voci. E lì per lì non ho ben dato peso, però... Decodifica codice. Ogni numero della parola chiave corrisponde a una lettera nel codice cifrato. Inserisci la parola corretta o le parole corrette per decifrare il codice e ottenere accesso al sistema. Merda. Quindi? Allora. Parola chiave 71480... Oddio. Quindi 7148, parola chiave è quella, quindi dovrei mettere, devo mettere A 7A 1S 4C 8 E ascensore 0 N 1 la S. Cazzo, è davvero ascensore. È impazzisco. 9 O 6 R. Cazzo, ma è davvero ascensore. Ma è impazzisco. 8 E. Un'altra parola. 833. Quindi A CC. Accesso sarà sicuro. ACC. PC, poi 1 e la E, 5 5 saranno la S, sì, accesso, la qua, il 4 è la O, ok. Salve, benvenuti all'ala delle ricerche belliche avanzate. Dato? No, non è vero, scherzavo. Indossare sempre l'attrezzatura di sicurezza autorizzata durante la vostra permanenza nell'area di collaudo. No, che cazzo? Forse Case ha problemi di ricezione. Merda. Si lancia radio da un pezzo. Case, confermi che mi ricevi. Affanculo. Vediamo l'accetta intanto, che qua sta diventando nazi zombie. Guasto all'ascensore. Attendere il supporto tecnico. Ok. Allora, piglia tutto. Ma che ca... Ma che scherzi?
Vabbè, dovevi dirmelo che potevo agganciarmi a una roba. Ma impazzisco. Ma Cristo Duropulos. Cazzo, ma dovevi dirmelo prima però che dovevo usare qualcosa qua al rampino. Là. Ciao caro. E che schifo. Merda. È diventato nazi zombie, ma impazzisco. Poco incrociato. È andato adesso. Però dai, ste cose non potete farle, maledetti. Cazzo, fai la mia torretta, stronzo. È sparito un'altra volta. No, non lo sapevo io che arrivavano da qua. No, mina di merda. Fanculo. Andato, andato. Porca puttana, abbiamo un tesserino, signori. Lavoro eccellente. Minchia. Mancano 3 tesserini. Sì, sì, possiamo tornare? Dobbiamo salire, guarda su. Ah, va così? Minchia. Siamo più forti e veloci degli altri, Case. Era questo l'obiettivo originario della culla. Sì, sì, ma anche meno, nel senso. Ma che Case, rapporto. Non ho saputo nulla da te. Va tutto bene? No. Mamma mia, signori, cioè. Perché? Un soldato, stronzo, fammi capire. Grazie per le munizie. Cosa succede? Stiamo appendo. Ah, li porto verso di me, ok. Scusi, faccio un attimo piazza pulita. Oh, che schifo. Bello, figo, però che schifo. Bello. Dati tutti, non sento più. Ok. Signori, inseriamo la tessera, giusto? Che è quella gialla. Ok, posto? E a questo punto, signori, direi che per oggi possiamo salutarci qui. Riprenderemo direttamente da qua, da questo laboratorio abbandonato a se stesso, bioazzardato.
dice, mi ha azzardato. Vabbè, e niente, vediamo un po' come proseguirà la nostra ricerca delle tessere. Non la vedo bene, perché già la prima tessera è stata abbastanza complicato, però cioè, poi abbiamo preso abbastanza in tranquillità, dovevamo solo capire come funzionava il rampino. Va bene, signori, come sempre io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le altre serie sul canale e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. E con Black Ops 6 e questo praticamente Nazi Zombie ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao.